silenzio di Totti. Massimo Romano non ha perso tempo. A distanza di poche ore dall'indiscrezione circolata sulla probabile ufficializzazione della candidatura di Paolo Frattura al vertice della regione da parte del PD, l'esponente di Costruire Democrazia ha rilanciato, tra gli applausi dei suoi sostenitori, la sfida a Michele Iorio, allo stesso Frattura e al PD di Ruta e Leva che lo avrebbero mollato. Ufficializzo la necessità che nella politica molisana si dica basta con delle logiche familistiche di difesa della vecchia casta, di riproposizione della vecchia politica e delle vecchie facce della politica che antepongono la garanzia della propria poltrona agli interessi generali. Ho provato a porre a disposizione la mia candidatura in favore di una candidatura che non avesse conflitti di interessi e che non fosse la riproposizione delle logiche del duo Berlusconi-Iorio. Questo non mi pare sia stato possibile, per questo ho il dovere di rispondere a quell'appello che mi viene dalla società responsabile ed ufficializzare la candidatura per rispondere a questa istanza di cambiamento e di speranza che c'è nella società molisana. Io credo che il centrosinistra non esista più né in Italia né in Molise da un pezzo. Non a caso la proposizione di questo centrosinistra è di una persona che si è candidata e ha perso per due volte con Forza Italia a sostegno di Michele Iorio. Dunque nessun passo indietro di Massimo Romano, anzi il suo movimento lancerà la sfida proprio ai candidati del PD al Parlamento, Danilo Leva e soprattutto a Roberto Ruta, numero uno al Senato, con una lista regionale che punta dichiaratamente a togliere voti al presidente del PD. Il movimento che sostiene la mia candidatura alla Regione esprimerà una candidatura probabilmente autonoma, probabilmente con un simbolo regionale, alle prossime elezioni per il Senato, perché a Roma dobbiamo eleggere dei rappresentanti che curino gli interessi del Molise e non gli interessi di un singolo partito. Questo significa rottura definitiva col centrosinistra o c'è qualche spiraglio ancora aperto? Lo spiraglio è aperto se si decidono a rimuovere quelle logiche contaminate anche da conflitti di interessi diretti o indiretti e dalle logiche che vogliono un appiattimento, come è stato in questo anno, della coalizione e del suo presunto leader Frattura sulle logiche di Iorio e del centrodestra. Romano non l'ha ufficializzato, ma a titolo personale ha elogiato il rettore Giovanni Cannata, che dunque potrebbe essere il suo candidato per Palazzo Madama, ma non è da escludere l'ipotesi di impegnare il rettore per il vertice della regione nell'eventualità di un accordo con i partiti di centro, Udeur, ADC e UDC, anche se Luigi Velardi e Teresa Di Pietro hanno chiuso da tempo la porta a Giovanni Cannata.